È partita dai comuni del cratere sismico del 2009 la campagna elettorale del candidato presidente della coalizione civica appoggiata anche da liste di centrosinistra Giovanni Legnini, che ieri pomeriggio, dopo una prima visita nel comune di Villa Sant'Angelo, ha fatto tappa a Fossa per incontrare i sindaci del cratere. Ricostruzione ma anche rinascita sociale ed economica, gli aspetti al centro dell'incontro, nel quale la trentina di sindaci arrivati un po' da tutto il comprensorio aquilano hanno ricordato quanto pesi sulla tenuta delle comunità la mancanza di servizi e di infrastrutture. Tante le problematiche che, secondo il coordinatore dei sindaci del cratere Francesco Di Paolo, devono essere messe al centro dell'agenda della Regione Abruzzo. Legnini ha ammesso che la ricostruzione è a due velocità, da una parte l'Aquila e dall'altra il cratere, che vive maggiori difficoltà e lentezze, con i comuni e i piccoli borghi che rischiano di diventare dei bellissimi contenitori vuoti. Le ricostruzioni in Abruzzo sono una priorità assoluta, è un dovere della Repubblica Italiana far sì che esse si svolgano celermente e si completino. Dopodiché sappiamo di questa doppia velocità, che non è nuova, è risalente negli anni, dell'Aquila e dei piccoli comuni del cratere, che però è in via di riallineamento. Io sto verificando che nei piccoli comuni misura differenziata si è recuperato molto terreno. Vengo adesso da Villa Sant'Angelo, dove fino a qualche anno fa non si era neanche iniziato e adesso si è ad oltre il 50%. Legnini ha ribadito l'impegno che vorrà assumersi subito in caso di elezione a Presidente della Regione, quello della restituzione delle tasse sospese e ridotte del 60% dopo il terremoto, e che ora l'Unione Europea richiede indietro a 350 imprese e professionisti che devono restituirle per intero perché considerate aiuti di Stato. Il tema della restituzione delle tasse è un problema aperto, solo in minima parte ristretto quanto ad impatto, che va affrontata con risolutezza, ma l'interlocuzione principale riguarda, come è noto, l'Unione Europea, che contesta la violazione del principio delle norme sugli aiuti di Stato. Se sarò eletto Presidente, io su questo tema farò una battaglia forte in Europa innanzitutto e poi, ove dovesse essere necessario, a Roma.